Sarà L'Aquila ad ospitare la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico trasmessa in diretta televisiva su Rai 1 a partire dalle ore 16.30. Dal cortile della primaria Mariele Ventre, direzione didattica Miternum, circa 1000 studenti in rappresentanza di 350 istituti di tutta Italia saluteranno il ritorno tra i banchi. Con loro il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Lorenzo Fioramonti. L'Aquila, ha sottolineato il MIUR, è stata scelta nel decennale del terremoto del 6 aprile del 2009 per ricordarne la tragedia e la volontà di rinascita. E nell'occasione, questo pomeriggio, prima dell'inizio della cerimonia, il ministro Fioramonti consegnerà una medaglia a tutta la comunità scolastica del capoluogo abruzzese per premiarne il coraggio e l'impegno nelle difficoltà. A questo proposito, nei giorni scorsi, gli studenti del liceo Cotugno hanno scritto una lettera a Mattarella a firma del loro rappresentante Tommaso Cotellessa, raccontando la situazione ancora problematica di tanti istituti scolastici della città. Cotellessa, che ha chiesto anche un incontro al Presidente della Repubblica, al microfono dell'ANSA spiega le ragioni che lo hanno spinto a scrivere al Capo dello Stato. Noi vediamo questa venuta come un riconoscimento alla comunità educante scolastica aquilana di tutto quello che ha fatto in 10 anni, perché la scuola è sempre rimasta l'unico presidio sociale, l'unico elemento di aggregazione per tutti gli studenti. Sono stati proprio i ragazzi a far sì che gli aquilani tornassero all'Aquila. È stata proprio la scuola a ricreare una cittadinanza attiva e una comunità nella nostra città. Il vero problema delle scuole superiori sono gli indici di vulnerabilità, che sono tutti quanti intorno allo 0,17 e lo 0,19, quindi indici che non sono consoni. A noi ci viene detto, quando abbiamo protestato per avere delle scuole sicure, ci è stato detto: ma se dobbiamo mettere in sicurezza le vostre scuole, dobbiamo farlo in tutta Italia, perché la situazione è così dappertutto. Quello che io ho risposto sempre è: se non si comincia mai, non si farà mai. Quindi io invito tutte le istituzioni e tutto il Paese a far sì che le scuole siano sicure, perché la scuola che deve essere sicura prima di tutto,